Mi scusi, vorrei comprare delle bottiglie di vino speciali per fare buona impressione sui miei bambini. Ma non è per bambini. Per tutta la vita Frank Good ha lavorato duro per non far mancare nulla alla propria famiglia, in particolare ai suoi figli. Adesso che è in pensione però, Frank ha difficoltà a restare in contatto con loro, che avevano più confidenza con la mamma scomparsa da pochi mesi. Quando decide di invitarli per un barbecue, loro rinunciano a fargli visita, accampando una serie di scuse imbarazzate e nascondendosi dietro i più disparati impegni di lavoro e di vita. E così Frank decide di andarli a trovare uno per uno, intraprendendo un lungo viaggio da un capo all'altro degli States, durante il quale conoscerà davvero i propri figli e tirerà le somme sul proprio ruolo di padre, senza escludere la possibilità di riparare agli errori commessi. Ho tirato 1000 chilometri di cavo alla settimana senza fermarmi per i miei figli, 1 milione di metri per farli arrivare dove sono oggi. Nel riadattare la storia di Stanno tutti bene, terzo film di Giuseppe Tornatore che fu interpretato da Marcello Mastroianni nel 1990, Kirk Jones sceglie di concentrarsi più sul personaggio principale, mettendo quasi in disparte il ritratto sociale per realizzare un film che gioca quasi tutte le sue carte sulla fortissima componente emotiva della storia. Robert De Niro si carica sulle spalle tutto il peso del film e interpreta con equilibrio un uomo anziano che è determinato a non lasciarsi soffocare dalla solitudine e caparbiamente, ma con dolcezza, cerca di ritagliarsi un piccolo spazio nel mondo che sta cambiando, ma soprattutto nelle vite dei propri figli. Vostra madre dicevate sempre tutto e a me niente. Ti diciamo le belle notizie e non quelle brutte. D'ora in poi ditemi anche quelle brutte. L'ingenuità del protagonista, tuttavia, non gli impedisce di intuire che le scuse dei suoi figli nascondono esistenze non perfette, segnate da problemi più o meno gravi, che egli dovrà imparare ad accettare, nonostante abbia sempre desiderato il meglio per loro. Tra tutte le interpretazioni secondarie, convince in particolare quella di Drew Barrymore, mentre nei panni degli altri figli troviamo Kate Beckinsale e Sam Rockwell. Un tocco di delicata ironia stempera l'intensità drammatica del racconto, che si conclude con un finale sicuramente più conciliante e meno amaro rispetto a quello della pellicola originale, senza tuttavia svilire la componente emozionale del film. Purché tu sia felice, sarò orgoglioso di te qualsiasi cosa tu faccia. Everybody's fine, stanno tutti bene. Sul serio? Sul serio. D'accordo.